Innanzitutto colgo l'occasione per ringraziare la Boutique del Pesce, in questo caso Fratelli Giacalone, Roberto e Vito, che si sono messi a disposizione. Tra l'altro oggi ci ospitano con un pranzo delizioso, ci fa assaggiare un po' di pesce mazzarese. Ecco, la festa del pane è anche questa, quando parla di unione, l'unione che si crea proprio a tavola. Dico semplicemente che la Boutique del Pesce già in passato ha collaborato con iniziative importanti verso Blocata Costiera. Quest'anno è voluto essere presente perché si darà la possibilità a tante persone che interverranno per il grande evento di fare degustare il loro prodotto ittico, un prodotto che comunque a Mazara è conosciuto ed è di qualità. Io dico che la qualità è preferibile alla quantità. I Fratelli Giacalone e la Boutique del Pesce a Mazara è qualità. Parto sempre dal presupposto che li posso solamente ringraziare per la loro presenza e per il loro sostegno economico, perché manifestazioni importanti come la festa del pane si realizzano non solo con il pubblico, quindi con la regione di Sicilia e con il comune di Mazara del Vallo, ma anche grazie al sostegno economico che ci danno l'attività commerciale. Un applauso va a tutta l'organizzazione. Proprio oggi abbiamo fatto questo convegno, tra l'altro molto riuscito. Devo ringraziare tutto l'entourage che mi sta coadiuvando, tra l'altro un entourage di tutto il rispetto. Ringrazio l'onorevole Oddo che anche oggi ci sta deliziando della sua presenza a pranzo qui presso questo locale, e ringrazio anche l'onorevole Cristaldi che oggi è intervenuto presso il convegno comunale per quanto riguarda la festa del pane. Colgo l'occasione innanzitutto per ringraziare l'amministrazione, per ringraziare la parte organizzativa di questo evento, ringraziare nello stesso tempo, vogliamo sottolineare il nostro impegno a partecipare a questo evento, proprio perché ci crediamo, proprio perché di natura mia e di mio fratello in qualunque cosa noi facciamo ci mettiamo l'amore e ci mettiamo l'impegno. Vediamo che nel fondo di questa organizzazione c'è proprio questo. Daremo la possibilità di fare degustare i nostri prodotti a chi ovviamente parteciperà a questo evento, lo abbiamo fatto già nelle edizioni passate, lo faremo anche quest'anno, proprio perché ci hanno dato frutto di grande presenza di persone. Il nostro obiettivo è quello di unire alla festa del pane anche il pesce di natura dai nostri mari, dove nessuna contaminazione, nessuna lavorazione dell'uomo è appropriata ad essa, dove si sposa benissimo con questa organizzazione e con questo evento, dove speriamo di poter raggiungere obiettivi ancora più grandi. Ma noi ci accontentiamo dello stesso, quindi ci accontentiamo di quello che oggi i nostri organizzatori hanno fatto. Io voglio ringraziare nuovamente tutta l'organizzazione, voglio ringraziare la parte del nostro sindaco, voglio ringraziare l'onorevole Oddo, voglio ringraziare chiunque nel suo piccolo partecipa e mette il proprio impegno in questa manifestazione di grande e rilevanza importanza.